Con la pioggia, con la neve, con la sole, dallo studio mobile 1, Hall presenta l'alza bandiera! Benvenuti all'alza bandiera. Oggi è l'11 dicembre ed è un venerdì, quindi una figata, e Natale si sta avvicinando. Oggi parliamo di una cosa abbastanza leggera, di weekend gratuiti. Il prossimo weekend gratuito, cioè questo, su Xbox One sarà giocabile per tutto il weekend, quindi fino a domenica compresa, Elder Scrolls Online, che è la versione MMO della saga di Skyrim, ma è inutile dirvelo perché lo conoscete. Bene, questa settimana quindi sarà giocabile gratuitamente quel gioco e io per esempio sarò molto probabilmente in quel mondo per tutto il weekend, perché era un titolo che volevo provare, ero curioso di provare, ma non ho mai avuto il coraggio di acquistarlo perché sono un po' allergico agli MMO, mi stanco in fretta. Dopo le 40-50 ore, che per un gioco normale è un tempo anche abbastanza onesto, io tendo a rompermi gli zebedei, mentre in un MMO difficilmente dopo 50 ore si riesce a esplorare gran parte del contenuto, probabilmente non si è neanche a metà del gioco. Questo weekend gratuito quindi mi darà la possibilità di provare gratuitamente il mondo, l'esperienza del gioco, e vedere se magari può valere la pena investire quei 30 sacchi per portarsi a casa un gioco che magari non porterò a termine. Ma non è il primo weekend gratuito della storia dell'uomo, soprattutto se estendiamo il discorso anche al PC. Infatti Steam ogni tanto propone dei weekend gratuiti di giochi, per esempio di 2K14 sicuramente, Titanfall, quindi giochi generalmente che hanno una componente multiplayer. Il vantaggio, a mio avviso, dei giochi in weekend gratuito è essenzialmente il fatto che è possibile provare tutto il gioco senza limitazioni durante un periodo di tempo. Lo svantaggio è che il periodo di tempo è limitato, deciso da chi propone il weekend, e a volte questo periodo di tempo non combacia con le mie reali necessità. Caso lampante, i 3 giorni di prova di Zelda 3-4 Heroes. Voi preferite questa moda dei weekend gratuiti? Preferite le demo, le classiche demo, che però di contro hanno che non permettono di provare il gioco così com'è, ma ne fanno vedere solo una parte, e a volte questa parte non è neanche simile a quella che andrete a giocare? Oppure preferite il tempo gratuito che a volte Electronic Arts e Square Enix danno per provare i giochi? Intanto vi do appuntamento su Tamriel